Ecco, dopo aver trattato dell'imperativo categorico in quanto formale universale e in quanto strettamente categorico, cioè un imperativo che richiede di essere perseguito per amore del dovere, non per altri scopi, concludiamo questo discorso sulla filosofia morale di Kant, trattata nell'opera Critica della ragion pratica del 1788, quindi successiva alla Critica della ragion pura, che parla della filosofia della conoscenza. Bene, in quest'opera di Kant si parla appunto della morale, si parla dell'imperativo categorico e poi in conclusione si ricavano alcuni interessanti spunti riguardanti la visione religiosa nostra e di Kant e la famosa questione del libero arbitrio. Per cui, pur essendo un'opera centrata sulla morale, che ha quelle caratteristiche che vi ho già detto, ha anche implicazioni in ambito religioso e nell'ambito psicologico, diciamo, cioè della dottrina del libero arbitrio. E quali sono questi sviluppi? Partiamo dal libero arbitrio, che è la questione che ci affaticava fin dal tempo in cui parlavamo di Spinoza, Hobbes, Cartesio e via discorrendo. Vi ricordate Pascal? Pascal dice: io avverto in me con evidenza che sono libero, ma nello stesso tempo vedo che il mondo si spiega molto bene se fosse completamente meccanico, come ha illustrato Cartesio. Quindi da un lato il libero arbitrio, dall'altro il meccanicismo. Non so decidere e vivo la contraddizione. Kant risolve la cosa nel modo seguente: il mondo è completamente meccanico, obbedisce alla legge di causa-effetto, che è una categoria dell'intelletto, perché quando noi ne facciamo esperienza, automaticamente lo comprendiamo attraverso appunto la categoria della causa dell'effetto, cioè i fenomeni percepiti dai sensi e giudicati dall'intelletto vengono concatenati tra loro in maniera meccanicistica, secondo la legge di causa-effetto, che esclude il libero arbitrio, il caso e qualunque cosa non si spieghi in termini appunto causali. Da questo punto di vista, se noi fossimo solo fenomeni, il libero arbitrio sarebbe escluso. Tutto ciò che facciamo, alziamo un braccio, facciamo così, è meccanico, dovuto a impulsi nervosi che arrivano al braccio, che si comunicano alle particelle d'aria e via discorrendo. Tutto quanto avviene secondo leggi fisiche, non c'è nessuna libertà di scelta mia nel fare un gesto piuttosto che l'altro, perché tutto è meccanico. Però, dice Kant, questo è il modo in cui il mondo appare, è il fenomeno, ma in sé il mondo rimane sconosciuto, fuori dello spazio e del tempo. In sé noi potremmo benissimo essere liberi, non sappiamo chi siamo veramente noi in quanto cose in sé. Fenomenicamente appariamo come corpi, ma in sé noi potremmo essere pure anime o qualcos'altro ancora, perché chi siamo noi veramente, al di là di come appariamo gli uni agli altri, è qualcosa di sconosciuto, è quell'ambito della cosa in sé o noumeno che sfugge a qualsiasi comprensione scientifica. Quindi, primo passaggio, non si può né affermare né escludere il libero arbitrio, è un tema di fede più che di conoscenza, perché è qualcosa che eccede l'ambito dei fenomeni, e questo è già un bel risultato, perché abbiamo separato il problema del libero arbitrio dal problema della scienza della natura, cioè possiamo fare scienza della natura, vedere tutto come meccanico, ma non è detto che non siamo liberi, potremmo esserlo a livello di noumeno. Tuttavia Kant pensa che c'è un motivo per credere e per supporre di essere liberi, che non è una prova che lo siamo, perché non possiamo dimostrare di esserlo, però c'è una forte ragione per poter credere di essere liberi, quindi quella libero arbitrio è una fede ragionevole, quindi è ragionevole credere di essere liberi. Per quale motivo? Perché abbiamo l'imperativo categorico che dice: tu devi questo, seguire una regola che possa valere per tutti gli altri. Ragiona Kant: che senso avrebbe avere un imperativo categorico, una legge morale, che noi non fossimo liberi di seguire oppure no? Se la legge morale fosse una legge vincolante come le leggi fisiche, come quella di Newton, noi automaticamente agiremmo secondo la legge morale, saremmo tutte persone bravissime che farebbero il loro dovere. Invece ci sono persone che fanno il loro dovere e persone che non lo fanno. Quindi, ragiona Kant, se esiste il dovere, deve esistere la libertà di farlo oppure no, altrimenti il dovere non sarebbe un dovere, ma sarebbe una necessità fisica. E Kant quindi rovescia il modo di ragionare che è stato praticato da Cartesio fino a Leibniz. Secondo il modo di ragionare tipico dei filosofi moderni prima di Kant, se tu
puoi, quindi se tu sei libero, allora devi. Se sei dotato di libero arbitrio, hai un dovere di fare una certa cosa piuttosto che un'altra. Se tu non puoi, sei una macchina che segue leggi fisiche, non hai neanche dei doveri, perché fai tutto quello che il tuo corpo ti porta a fare, come pensava Hobbes. Bene, dice Kant, questo modo di ragionare non funziona perché noi non sappiamo se abbiamo libero arbitrio oppure no. Quindi se tu puoi, cioè se sei libero oppure no, è una questione che non possiamo risolvere. Però si può rovesciare il punto di vista. Se tu devi, se tu hai il dovere morale, allora puoi. Cioè siccome tu hai un obbligo morale, automaticamente devo postulare che tu sia libero di perseguirlo oppure no. Quindi non se tu vuoi, allora devi. Perché non sappiamo se siamo liberi oppure no. Ma se tu devi, allora puoi. Quindi è perché hai un dovere che si presume che tu sia libero. Diciamo, Quindi diciamo. il libero arbitrio non è qualcosa che si può dimostrare che esista, ma è un postulato della ragione pratica, cioè la ragione applicata all'azione, quindi la ragione applicata alla vita morale, ci suggerisce. Postula, presuppone che siamo liberi senza che si possa dimostrare. Quindi è legittimo credere di essere liberi anche se non si può dimostrarlo. Kant dice che questo postulato morale è anche un postulato giuridico. In tribunale le persone vengono condannate perché si presuppone che siano state libere di scegliere se agire o no in quel determinato modo. Per cui tutto il diritto si basa sul presupposto che siamo dotati di libero arbitrio e quindi responsabili delle nostre azioni. Non si può dimostrare che sia vero, può darsi che non sia così, ma il giudice quando condanna qualcuno suppone che lui abbia agito deliberatamente, cioè che avrebbe potuto anche fare a meno. E non è dimostrabile che avrebbe potuto fare a meno, ma si deve presupporre che sia così. Quindi è un postulato, un presupposto, qualcosa che io devo immaginare anche se non sono in grado di dimostrarlo. È un presupposto della morale, è un presupposto del diritto. E la stessa cosa vale un po' per Dio. Cioè, Kant dice, non si può dimostrare che Dio esista o che non esista. Il mondo potrebbe essere creato da Dio o anche no. In una successiva opera, La critica del giudizio porta qualche ulteriore argomento circa l'esistenza di Dio basato sull'ordine del creato, ma nella critica della ragion pratica, Kant ribadisce che su Dio non si può avere alcuna conoscenza. Tuttavia, fa la seguente considerazione. Tutti coloro che seguono la legge morale, per esempio, pagano sempre le tasse, allo Stato, anche quando potrebbero benissimo evaderle perché non ci sono controlli, ad esempio, tutti coloro che agiscono moralmente di solito vivono una vita meno felice di chi approfitta della situazione per trarre il massimo di piacere dalla vita. Le persone che agiscono in modo immorale, evadono le tasse, rubano quando sono sicuri di non essere scoperti e così via, generalmente si arricchiscono, traggono maggiore piacere dalla vita rispetto alle persone morali che seguono il proprio dovere quando non hanno nessun vantaggio e tipicamente ne pagano le conseguenze. Quindi il paradosso qual è? Che troviamo delle persone che si godono la vita, che agiscono in modo immorale, che sembrano quasi premiati dal fatto di violare la legge morale e tutti coloro che invece seguono la legge morale sembrano quasi puniti dalla vita per il fatto di seguirla, perché non traendo alcun vantaggio, ma semplicemente degli svantaggi, e vengono in qualche maniera danneggiati dalla loro azione morale. Secondo Kant è completamente irrazionale questa situazione. È molto strano che chi agisce moralmente sia penalizzato e chi agisce in modo immorale ne traga dei vantaggi. Siccome in questo mondo raramente la giustizia mondana ristabilisce l'ordine delle cose, ovviamente a volte lo fa, molti truffatori, ladri, assassini vengono arrestati, molte persone oneste ne ricevono vantaggio, ma non è così scontato, e spesso purtroppo questo non accade, dice Kant, io devo postulare che ci sia una giustizia esatta, perfetta, che alla fine metterà a posto le cose, cioè devo immaginare un giudice eterno il quale punirà chi merita di essere punito e premierà chi merita di essere premiato. Qui è di nuovo la visione luterana di Kant, cioè alla fine ci deve essere un Dio giudice che premia e punisce in base rispettivamente ai meriti e alle colpe, altrimenti il mondo sarebbe completamente disordinato. Quindi è un postulato che noi abbiamo, cioè di un Dio che deve esistere. Soprattutto come giudice più che come creatore. Questo è il postulato della religione secondo Kant, cioè la fede in un'esistenza di un Dio necessario per dare ordine all'azione morale. Attenzione però, una cosa è postulare l'esistenza di Dio come giudice supremo che premia chi merita di essere premiato e punisce chi merita di essere punito, perché nel mondo avviene il contrario.
che spesso chi è furbo e immorale ne ha dei vantaggi, chi è morale ne ha degli svantaggi. E questo è irrazionale, la ragione non può darci un comando che ci svantaggia, ci dà un comando che noi dobbiamo perseguire senza noi pensare a dei vantaggi, però è assurdo che ci dia un comando così svantaggioso, sarebbe una ragione un po' irrazionale, per cui ci deve essere un Dio che rimette le cose a posto. Però una cosa è dire questo, un'altra cosa è che io agisca pensando di essere premiato o punito, cioè è come se Kant dicesse: ognuno di noi deve agire come se Dio non esistesse per il solo amore del proprio dovere, ma io filosofo che guardo dall'esterno le azioni degli altri esseri umani, a me sembra veramente strano che i cattivi vengano premiati e i buoni vengano puniti, e quindi io, filosofo, non chi agisce concretamente, presuppongo un Dio che rimetta le cose a posto. Cioè, Dio non deve essere nella testa di chi agisce mentre agisce, come qualcuno che ci dà la prospettiva di un premio. Ma Dio è, nella mente del filosofo, come un essere probabile, che probabilmente esiste, per dare un senso all'azione morale, ma un senso che non deve essere immediatamente applicato all'azione morale stessa. Cioè, il premio e la punizione rimangono sullo sfondo come qualcosa di postulato, ma che non è immediatamente pensato da colui che agisce. Diciamo, il paragone potrebbe essere con la scuola. Nel momento in cui voi studiate filosofia e la studiate con passione, per amore di quello che state studiando, per esempio di Kant, io molto volentieri vi do 8, 9 o 10, perché ho visto che avete apprezzato molto questa filosofia e avete studiato con passione, dando risultati positivi. E io vi do anche un premio per questo. Sarebbe assurdo che mettessi 4 chi ha studiato molto e mettessi 8 uno che non ha studiato niente. Ci vuole un professore che in qualche modo riconosca il merito di chi studia e il demerito di chi non lo fa. Ma se voi studiaste all'unico scopo di avere 8, 9 o 10, studiereste in modo strumentale, studiereste peggio, vi ricordereste le cose solo perché dovete raccontarle a me, e quindi probabilmente lo studio sarebbe meno approfondito, sarebbe solo in funzione del voto, io me ne accorgerei e vi darei un voto più basso. Quindi il paradosso qual è? Che per avere 8, 9, 10 dovreste studiare non per avere 8, 9, 10, ma per amore di quello che state studiando, e avrete probabilmente 8, 9, 10. Se invece voi studiate per avere il voto, probabilmente studierete peggio e quindi non avrete un voto più basso. È un po' il paradosso mio di quando andavo a messa per andare in paradiso. E più il mio andare a messa aveva questo secondo fine, meno frequentavo la messa con i sentimenti giusti, mi annoiavo, stavo lì solo perché dovevo rimanerci per l'obiettivo di andare in paradiso. Se invece fossi andato a messa per il piacere e la gioia di frequentare quel contesto, probabilmente Dio mi avrebbe premiato più volentieri, perché avrebbe visto che ci andavo per amore della cosa stessa e non per il secondo fine. Questo vale per la messa, vale per lo studio, in generale per Kant vale per l'azione morale. Ma ciò non esclude che sia giusto e ragionevole credere che chi agisce moralmente riceva in qualche momento il premio che si merita. È giusto, perché altrimenti sarebbe veramente assurdo che non solo uno fa una cosa che lo svantaggia in questo mondo, ma addirittura poi viene penalizzato anche nell'altro, e sarebbe una ragione che ci dà dei comandi assurdi e poco ragionevoli. Quindi, concludendo, la filosofia morale di Kant ha due implicazioni sul piano psicologico e teologico, cioè senza poter dimostrare quanto segue, postula che esista il libero arbitrio ed esista Dio per le ragioni che abbiamo appena detto. E con questo abbiamo concluso la filosofia morale di Kant. E ci vediamo alla prossima occasione. Arrivederci.